Assessore Miraglia, siamo giunti all'ottava edizione della Tre giorni per la scuola. Si può dire che il futuro della campagna e dell'Italia parte proprio dalla scuola? Certamente, ma il futuro di qualunque nazione transita per la crescita corretta della popolazione studentesca. Noi più che mai siamo consapevoli che forgiare l'animo di uno studente significa creare poi una nazione che ha un suo radicamento e una sua diciamo, capacità espansiva di crescita solo attraverso la cura degli studenti. La ringrazio. Non mi rimane che sintetizzarvi appena il programma di questa ottava edizione. Voi sapete che l'incontro è organizzato perché gli operatori del sistema scolastico possano anche incontrarsi e discutere e mettere sempre meglio le loro risorse per la scuola e creare quindi un sistema che sia sempre più vicino alle esigenze della scuola, alle esigenze degli studenti, alle esigenze anche delle famiglie. Di quest'anno della manifestazione. Le novità di quest'anno sono naturalmente quelle tecnicamente descritte in conferenza, cioè che riguardano un nuovo assetto all'interno della scuola con diciamo un'applicazione sostanziale della riforma Gelmini, perché una riforma ha bisogno di essere accompagnata perché produca dei risultati favorevoli e quindi noi siamo impegnati in questo senso. Dare una maggiore professionalità alla scuola napoletana per quel che riguarda gli istituti tecnici, dare e quindi una partecipazione anche di tutti gli operatori, che siano essi dell'Unione Industriale o di categoria, in maniera che la popolazione studentesca tecnica abbia una sua specifica competenza al momento del raggiungimento della sua qualifica scolastica, e poi la progettualità che ha visto impegnata la Regione Campania e il Ministero stesso in questa incresciosa, purtroppo, vicenda che riguarda i precari di ogni grado e ordine delle scuole. Detto questo, si sta cercando di creare un sistema che metta a frutto quelle poche risorse che noi abbiamo, che però possono essere destinate veramente per il raggiungimento di una scuola migliore. Accanto a questo, abbiamo pensato che la scuola avesse anche necessità di momenti naturalmente più ludici. Questo progetto, concordato con la RAI e con l'assessorato ai beni culturali, a noi è sembrato che potesse essere anche questo un veicolo di crescita per la popolazione studentesca, una crescita culturale con lo strumento gioco. Grazie. 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 Grazie.